E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Sì, era da effettivamente parecchio tempo che non facevo più un video, però come sapete io faccio l'università eccetera, quindi ci sono stati un po' di contrattempi che mi hanno purtroppo portato ad allontanarmi da YouTube un po' e dal giocare abbastanza. Adesso c'è un po' più di quiete, quindi ho un po' più tempo e ovviamente sono tornato a registrare. E indovinate un po'? Sì, ho ricaricato Warcraft per il semplice motivo che ormai manca un mese e mezzo, circa 50 giorni, per l'uscita di Battle for Azeroth, quindi ho pensato che comunque era meglio un attimo ritornare in linea, ritornare nell'ottica, ma riprepararsi, farmare un po' di roba per non ritrovarsi a espansione avviata e io non sapevo quello che cazzo fare. Era veramente una vita che non loggavo, quindi una cosa come 2 mesi abbondanti, direi quasi 3. In questo periodo praticamente ho spostato tutte le mie attenzioni verso un gioco che non è Overwatch, ma è Dauntless, che è un gioco simile a Monster Hunter per chi non lo conosce, che non lo so, io purtroppo sono appassionato di giochi un po' sfigati, capito? Perché World of Warcraft, per quanto sia, è un gioco gigantesco, ma non c'è tutta questa folla che ci gioca. Dauntless tanto meno, cioè Dauntless su Twitch c'ha tipo 400 spettatori e niente, non ci fosse una volta che mi appassiona un gioco che c'ha un sacco di spettatori, tipo, cazzo ne so, tipo FIFA o tipo Fortnite, o tipo, oddio, non mi ricordo un cazzo di come si gioca praticamente a World of Warcraft. Allora, pensa un po', cioè, raga, per farvi capire, questo personaggio sta qui perché l'ultima volta che l'ho loggato è quando ho fatto la guida per il Palaretri. Cioè, quindi pensate voi quanto è passato. La guida per il Palaretri l'ho fatta una vita fa. Comunque è sempre una figata tornare qui. Vedo quei rumorini, quelli della città di Stormwind, le persone vanno in giro, le guardie. Mi ispira proprio tranquillità sto gioco, guarda, è incredibile. Perché ricordate, si torna sempre dove si sta di bene. E difatti ogni 2-3 mesi mi ritrovo su sto gioco del cazzo che non mi mollerà mai. A questo punto, che cosa possiamo fare? Col paladino non sono messo nemmeno così male. Adesso, oddio, non so gli standard come sono a questo punto, ma penso che ormai si siano alzati a dismisura. Vogliamo provare a fare una mitica così a cazzo di cane, dai, vediamo se ci riusciamo. Tipo questa, la più 9, dai, vediamo. Attenzione, ci hanno invitato. Cioè, non c'ho parole, prima bestemmiamo per trovare i parti. Adesso i punti in bianco, tac, ho trovato un party al volo che, oddio, c'è solo l'healer, quindi non è niente di sicuro. Però, vi va nel frattempo che cerchiamo parte di farvi un giretto per Stormwind insieme a me? E allora andiamo! Ragazzi, ci hanno livato praticamente tutti. Cristo, vedo che invece questo problema è una cosa che rimane sempre, perché cercare parti per mitica è, non so, un parto anale. Adesso ho provato a generare una più 7, ma chissà. Che o so altissime o so bassissime, cioè nel senso o so 13, 12, 10, che poi 10 in realtà potenzialmente potrei anche farlo, però 21. Cioè, chi cazzo te la sogna una più 21? Più 2 pure mi fa un po' ridere. Questa più 7, dai, joinami, non rompe il cazzo, su. Sì. Poi questi... Oh, praticamente party full, manco un DPS e ci siamo, cazzo! Spero che mi summonino, perché sennò la cosa diventa un po' noiosa, visto che dovrei caricare Dalaran e tutte quelle altre cagatine. Ah, intanto io qui sto ancora zoomato per il video, vabbè. Mi fa piacere che l'Accademia del Duellante qua di fuori si mantenga nel tempo, visto che è una cosa che praticamente va avanti da vanilla, sta cosa. Madonna, i War Fury come spammano all'infinito. Oh, per fortuna, oh, we can zoom in Amin, che bello, I need zoom, thanks.
Quella scrivania nuova comunque ora è impostato un po', per esempio il video sta lì, il microfono l'ho spostato più qua, quindi spero che non si senta troppo il rumore della scrivania, per esempio quando sbatto oppure quando premo i tasti della tastiera, che a volte sono un po' fastidiosi. Soprattutto spero di ricordarmi come si fa a fare DPS, a parte che la tattica monotasto di World of Warcraft attuale ci aiuta un po', visto che non è più come prima, che se, non so, lasciavi perdere World of Warcraft per 2 mesi era come se ricominciavi da zero, perché devi starti a ricordare tutte le rotation, eccetera. Intanto girando su, ah, tra l'altro a culo ci è capitato pure l'instance che c'ha. Questa è una cosa che assolutamente non me ne frega una sega. Comunque, dicevo, ci è capitata l'instance questa qui, Mavo Soul, se non sbaglio si chiama, che è tra le più corte e le più rapide. Bene. Ecco i miei compagni pronti per la partenza. Pronti per la partenza, che non si può sentire. Fucking ready. E quanto cazzo è figa questa Precious Bronze Corsair. E la madonna. Guarda, ci stanno talmente a demand ormai su World of Warcraft che io non so più veramente un cazzo. Escono fuori mound come i funghi. Io non c'avevo un buff un tempo. Sì. Siamo il buff del Wisdom all'healer, va. Facciamo i bravi paladini. Ah, non c'ho recount, tra l'altro, quel V, però vabbè, sti cazzi, andò. Non farò chissà quale DPS, visto che non mi ricordo benissimo proprio come farlo, eccetera. Madonna, se è strano. Cercherò di premere i tasti in maniera proprio non perché sennò tipo sentireste solo i tasti e basta. Dodge Attacks per il nostro Deadly Boss Mob. E non molla mai un cazzo di niente, ragazzi. Il Deadly Boss Mob salva vite dal 2000 a oggi. No, dal 2000, quando cazzo è uscito. Oh, che è sta roba? Esplodo? Sì, esplodo. Quando fa quella cosa devo levarmi dai coglioni. Ho casualmente acceso la LED. Ho provato da strano perché si è accesa la LED. Ok. Si vede che non premo un po' di tasti insieme da un po' di tempo. E qualcuno è esploso, tipo. Sulla C ora invece ci difensivo, perfetto. Ogni volta che ammazziamo qualche add o mob in generale, ci mette questo buff che praticamente ci leva vita percentuale. Quindi non è proprio uno scherzo. Oh, fuck. Runaway Little Girl salva sempre il gap. Runaway Little Girl, questa me la piglio. Infatti, lo sapevo. Senza il CD per voler andare via veloce, un cazzo faccio. Vabbè, easy as fuck. E ci sono morite eravate appunto nella navetta. Navetta. L'altro giorno comunque mi sono messo un po' a spulciare per vedere se c'ho concorrenza su World of Warcraft. E non c'è. Non so perché le persone italiane comunque non piace se non Alberto, che saluto, se sta guardando questo video, è arrivato fino a qua, che è l'unico insieme a me praticamente che porta video su World of Warcraft. Intendo gameplay o che guida, roba del genere, no, non lore. E niente, la gente quindi preferisce fare Fortnite. Vabbè, li capisco perché potenzialmente Fortnite porta gente, World of Warcraft no, però. Se ragionassimo tutto così. Quindi dovete supportare il vostro YouTuber di World of Warcraft preferito e quasi unico. Quindi like a manetta, mi raccomando. Cazzo, però i miei grittoni li sparo, cioè 2 milioni e 500 grittato adesso. Mica cazzi. Tanto, ragazzoni miei, siamo arrivati al secondo. Switch target, ragazzi, perché non switchare target? Siamo arrivati al secondo boss, il nostro Arbon. Arbons. Switch target, sono. Non so cosa, ok. Sto prendendo schiaffoni in mani, non so perché. Boh, forse dovreste toglierlo da tutta questa merda verde che sta per terra. Ma sai che facciamo? Ci scudiamo e gli andiamo addosso come dei bravi paladini. C'è qualche skillato che farma mitica a profusione. Guarda questo video e si sta. Sto strappando gli occhi perché sto facendo stronzate a profusione. Ti prego, non odiarmi, ma ti giuro che è una vita che non gioco Warcraft e veramente, cioè. Non mi ricordavo nemmeno il menu a momenti, fino a 2 minuti fa. Quindi tranquillo. Ci penso io. Tu stai rilassato. Che torniamo in linea. Intanto siamo al 60% di enemy forces. Il che non so se implica il fatto che riusciamo a fare il 100%. Perché il 40% di questi mob. Chissà. Sì, comunque riusciamo tranquillamente ad arrivare al 100%. Stiamo al 76% adesso. Ma fatemi sapere qua sotto nei commenti se. Lo so che è una previsione da qui a tanto tempo. Però se vi piacerebbe vedere un ritorno nel war, perché io adesso stavo ragionando su chi portare al 120 per primo, se il paladino, se l'under o se il war, ma siccome ho cominciato questo canale con il war e è tanto tempo che sta fermo, indietro, eccetera, volevo un po' risollevarlo, capito? Quindi ricominciare con il war. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti
cosa ne pensate? Io sono propenso verso il war, però se vedo che comunque a voi piace più il paladino, eccetera, a me non cambia niente, fa piacere portarli su, uno vale quasi l'altro, ecco, il war solo perché sta, non so, FK da 60 anni. Allora, insomma, riportarlo un po' alle vecchie glorie mi sarebbe piaciuto, intanto mi sto tankando i mob. Eccoci qua al terzo boss, vediamo di stuprarlo con grande abilità. Sono preso un cazzotto in bocca, non so da dove, però vabbè, non ci facciamo domande. Easy as fuck, enemy forces completato, GG. Eccola lì, la nostra gigantona, guarda che cazzo è ficata dietro, perché a me la roba apocalittica mi gusta un sacco, quindi dietro sta tipo, so, il finimondo con i tornadi in lontananza, le onde anomale, tutta sta roba qui che per me è un sacco divertente. Questo intanto ci ha ruttato in bocca, quindi ci ha fatto volare via. Beware. E invece non sto a beware un cazzo. Adesso ti scopiamo la famiglia, cretina. Preparati. Abbiamo roppato un cazzo! Come sempre. Non perché mi servisse a molto, in realtà, perché non, cioè, roba 910 me ne lavo le mani. Ciao ragazzi, salutiamo, bye. Ciao cari amici miei. Con questo meraviglioso scenario, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per la visualizzazione e per la pazienza. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, mi raccomando, restate connessi. Ciao a tutti, ragazzi.